Iniziamo questo nuovo video tutorial che appunto riguarda il discorso di come faccio io. È un video che avevo promesso ad alcune persone che mi avevano scritto sul mio canale YouTube, appunto, che mi avevano chiesto come faccio a fare metafonia in questo modo qui, cioè avendo il tempo di fare, diciamo, le domande e di ricevere le risposte. Siccome utilizzando la radio online questa modalità che io utilizzo non è possibile, perché se io utilizzo questa radio online che vi ho fatto vedere la volta scorsa, Twente, purtroppo io non ho la possibilità, diciamo, un attimo solo che vi tolgo l'audio, io non ho la possibilità di fare domande mentre registro e ottenere risposte in live, cioè dal vivo, perché questa radio online, questa radio qui non riesce a cioè è una radio normale, quindi lo speaker parla continuamente e tu non hai il tempo di fare le domande, cioè non ci sono pause di silenzio fra, diciamo, la domanda e la risposta, quindi diventa complicato avere domanda e risposta. Per fare questo, cioè, io utilizzo una cosa molto semplice, che però fa al caso nostro, cioè fa al caso di chi appunto vuole ricevere domande, poter fare la domanda nella registrazione e ricevere la risposta live, cioè subito, anche se non sentirete poi alla fine la risposta, perché dovrete poi fare un rovescio. In ogni caso cioè arriverà tutto live, quindi non avrete la necessità di fare un montaggio con le domande, con le risposte, avrete tutto subito. E io utilizzo vado in questo indirizzo qui, che poi vi metterò nell'info box, quindi non abbiate timore che avrete tutte le informazioni nell'info box sotto. È una radio online, Radio Polis online, è appunto. Vi dà la possibilità di fare quello che io faccio di solito, sempre aprendo il vostro programma Audacity per la registrazione. Io vado semplicemente qui ci sono, è una radio online che è americana, quindi ci sono conversazioni in live, dei vigili del fuoco, della polizia, delle ambulanze, degli aerei. Ci sono conversazioni tra treni, quindi un po' come da noi, la polizia, le conversazioni della polizia, diciamo. E qui appunto si va soltanto scusate se sta aprendo Audacity, così almeno vi faccio vedere velocemente come faccio, in modo da non tediarvi, perché già il primo video tutorial vi avevo spiegato come fare la metafonia, quella di base, normale, con la radio. E poi rovesciare tutto quanto, quindi per chi non avesse visto il video precedente vi consiglio di andare a vedere il video tutorial 1. Allora, questo niente, iniziate la vostra registrazione dopo, però prima vi faccio vedere come si fa diciamo, a fare questa cosa qua. Voi andate, per fare più velocemente, qui sopra c'è una top degli ascolti, quelle praticamente dove ci sono più risorse, diciamo. E quindi andate qui, cliccate e vedete che qui ci sono 1211 ascoltatori e vuol dire che ci sono delle conversazioni. In teoria dovrebbe essere così. Quindi voi fate che premere sulla freccettina che è qui, click to start e cliccate e andate a aprirvi queste conversazioni. Avrete la possibilità di sentire appunto online queste conversazioni, che a volte sono lunghe conversazioni, a volte sono molto brevi, quindi ci sarà tempo fra una conversazione e l'altra di poter porre le vostre domande e poi aspettare la risposta.
Quindi voi a questo punto tornate su Audacity dopo aver aperto questo sito e vi andate a fare una req, iniziate a fare la req con le vostre domande, tutto quanto, fate le domande e intanto vi andate anche a fare play e attendete le risposte. Sentite? Caller says, check our vehicle, the driveway, to Tonkin at Horn. Code 3, scan 3369. See if we can catch it this time. Perfetto. Avete sentito? 205. Domanda. Poi attendete la risposta. Ok, questo è il metodo. Cioè, è un metodo molto veloce dove vedete, vi dà il tempo di fare domande e ricevere risposte. Non vi preoccupate degli eccessivi silenzi, perché poi quelli si tagliano, ok? Quindi, domanda, avete tutto il tempo. Se poi avete dei problemi perché su questa, diciamo, su questo qui che avete trovato, su questa radio online che avete trovato, non ci sono molte conversazioni, non c'è nessun problema. Voi lasciate questa aperta, ok? Non fermate mai la registrazione, che okay? Andate qui sotto e sul listen, Point 36 sentite che qui ci sono le conversazioni. Comunque, per avere radio. più possibilità, Work with MTA, keep us around X5 for a quick personal. i passaggi poi ve li lascio sotto, eh? Andate a cercare un'altra Five, radio. thank you again. Qui per esempio lo stato dell'Alabama, ok? Sorry, thank you, Io radio vado a eligible. cliccarci sopra, che ne so, ne scelgo uno a caso, Colorado, per dire, Yes, ma'am, we're e clear from the scene. andiamo a Stand in aprirci route le 65 for a mappe. quick personal and get fuel, and then Vedete che c'è una mappa we'll qua? probably be heading down to homicide at that point. E andate a guardare dove ci sono più persone online. Qui sono tutti online. Prendete, vedete? Ve ne trovate Radio. altri. Qui ce ne Right. sono 38. Potete aprirvi un'altra online. Così avete più Yes, sir. risposte. Last page, Z27A6708, Green River Drive. Perfetto, adesso io vi ho fatto vedere come si fa. Stoppo, ok? Perché altrimenti diventa tutto troppo noioso. E poi, semplicemente, non dovete fare altro che andare a rivedervi tutto il vostro file di registrazione, dove ci sono le vostre domande, ovviamente andate avanti, dove ci sono le risposte, le selezionate. E andate a fare un rovescio. Questo è scritto nel video, vi è descritto nel video tutorial precedente, cioè nel primo, di come si fa a rovesciare la traccia, eccetera, eccetera, a rallentare, amplificare, eccetera. Quindi non sto a ripetermi di nuovo, perché comunque sono procedure che una volta imparate sono molto semplici. Questo è il mio metodo per fare questi video che io faccio, domanda, risposta, domanda, risposta. Troverete, ripeto, le informazioni nella info box che vi lascerò dopo questo video. E questo qui è il video tutorial di come io faccio domande e risposte. Poi, ovviamente, c'è un altro metodo, ci sono altri metodi per fare questi tipi di registrazioni, dipende un po' anche dal vostro sentire. Allora, adesso io vado a chiudere, però me la voglio registrare, me la voglio salvare queste modifiche, perché poi io voglio andare a sentirmi poi che cosa è uscito fuori. Per curiosità, non lo faccio adesso con voi, altrimenti vi annoio. Quindi vado a salvarmi questo file con la stessa metodica. Adesso io ci metterò prova 2 e lo salvo sul, vedete, desktop. Salvo il progetto. Perché poi me lo vado a riascoltare. E vedete che è salvato e è chiuso. Però Audacity io adesso lo riapro, scelgo una nuova traccia da registrare, perché vi voglio spiegare un altro metodo. Questo metodo qui è uno dei tanti. Allora, voi potete semplicemente accendere il vostro registratore. Allora, dovete stare in una stanza che sia abbastanza silenziosa del vostro appartamento, della vostra casa. Quindi cercate una stanza
una stanza della vostra casa più silenziosa possibile, in modo che non vi arrivino possibilmente da fuori le conversazioni di persone, eccetera, eccetera. Quindi silenziosa, magari voi mettete le cuffie e lasciate in modo da non avere interferenze e accendete semplicemente, registrate semplicemente una traccia audio così libera, senza niente. Voi fate le domande e attendete le risposte. Qui è un po' più difficile, è un po' più difficile ricevere le risposte, non impossibile, è più difficile. Perché? Perché le voci, le entità per manifestarsi hanno bisogno di una fonte di energia, altrimenti non riescono nel nostro ambiente, se non hanno una fonte di energia, a trovare la forza per rispondere. Ma non dipende da loro, dipende da noi. È un problema nostro. Quindi, se voi registrate nel silenzio, può accadere che la traccia che poi vi ritroverete sarà una traccia essenzialmente piatta. Vi faccio vedere. Qui adesso, qui se non sente niente, cioè non registra, se non sente rumore di fondo, non registra. E quindi vi troverete essenzialmente voi delle tracce simili, cioè piatte. Voi fate la domanda e ovviamente qui vi andate ad allargare in modo che in questi spazi di silenzio, adesso io ci ho parlato sopra, quindi è ovvio che ci sono pochi silenzi, ma in questi spazi che sembrano silenziosi, che non, sembra che non ci sia assolutamente nulla, è molto probabile che si vada a nascondere un EVP. Per trovare questi EVP voi dovete andare ad amplificarvela questa traccia. Anche tanto, ora non dico 42, altrimenti diventate sordi nell'ascoltare, però pian piano ve la dovete andare ad amplificare per verificare se ci sono degli EVP. Gli EVP sono le voci che scaturiscono praticamente dal niente. Quelle, gli EVP che praticamente è come se la voce fosse accanto a voi, se in quel momento l'entità stesse parlando direttamente o rispondesse direttamente a voi. È molto difficile catturare, non è semplice, non è semplice, dipende molto anche dall'ambiente, dal vostro sentire, dalle circostanze. Quindi qui, se io vado a sentire, sembra che ci sia qualcosa in effetti. Lo vado ad amplificare un pochino di più, vediamo. C'è. Però bisogna anche rallentare, quindi si va a cambiare il tempo. Questo è solo per farvi vedere, perché poi a questo si aggiunge anche altro. Andiamo a rallentare, sentiamo. Non si capisce molto perché bisognerebbe perderci anche tempo, ecco qui. Comunque qui una voce c'è e ne troverete parecchie di queste fenomenologie. Per esempio, un altro metodo, oltre a questo, degli EVP. Allora, quando voi troverete questi EVP che non sono difficili da trovare, ma sono più difficili da manifestarsi, tenete conto che non avrete delle frasi molto lunghe o delle risposte molto lunghe, delle conversazioni. Avete semplicemente una parola, un sì o un no, un nome o comunque frasi molto brevi, perché, ripeto, hanno bisogno di molta energia per potersi manifestare, soprattutto gli EVP che scaturiscono come dal niente, quindi sono voci che hanno bisogno di una base, diciamo, di un appoggio. E se ne sentite uno e riuscite a ricavare una risposta o un qualcosa, la procedura è sempre lo stesso, fate le domande e aspettate la risposta. Quindi qui aspettate un EVP o qualcosa comunque che vi scaturisca da un rumore di fondo. Per esempio potete utilizzare un foglio di carta, accartocciarlo e aspettare. Oppure sulla tastiera, fare questo rumore qua sulla tastiera, mentre registrate, ovviamente, ok? Voi fate così, fate rumore sulla tastiera oppure su quello che avete vicino, io ho un ventilatore, sulla griglia e poi dopo andate a risentire. Questo è un altro dei metodi, cioè
non ce n'è uno soltanto, ce ne sono tanti. Quindi ognuno sceglie la sua metodica, anche in base poi ai risultati che ottiene. Cioè io li ho provati un po' tutti nella mia esperienza, diciamo, in questi anni. E perché è giusto anche sperimentare, perché ognuno magari ha il suo metodo prediletto, quello dove riceve più cose. A tal proposito delle ambientali, io avevo, proprio per farvi un esempio di un ambientale, su questo canale YouTube, troverete fra i miei video che ho caricato, una che dal titolo Ambientale nel silenzio, è questa qui. Questo è per farvi sentire un esempio palese di un ambientale e di una voce, un EVP, che scaturisce praticamente dal niente. Allora, voi sentirete una prima parte di video dove c'è una voce, prima della mia domanda c'è una voce metallica. Questa voce metallica però ha un appoggio di base. La voce metallica ha un appoggio di base che riguarda le tubature, perché io mi trovavo in una stanza dove le tubature avevano delle vibrazioni metalliche ogni volta che passava l'acqua dentro. E su queste vibrazioni si crea la prima frase. Quindi questa è la prima frase che sentirete e la riconoscerete benissimo, è creata appunto da queste vibrazioni metalliche. Invece la seconda frase, molto chiara, che arriva dopo la mia domanda se c'è mio padre, è un EVP praticamente scaturito dal nulla ed è molto chiaro. Io ovviamente l'ho dovuto poi amplificare, ma già lo sentivo chiaramente appena ho finito la registrazione. Ve lo faccio ascoltare live anche a voi, poi vi metterò l'indirizzo nell'info box, così ve lo potete andare a vedere con tranquillità e ad ascoltare con tranquillità, per capire la differenza fra radio e dover fare il reverse e invece ricevere una voce direttamente, subito, come se l'entità fosse lì vicino a voi, accanto a voi. Ok? Vi lascio all'ascolto un secondo. Avete sentito? Quando io chiedo c'è mio padre, dice sì, è lì dietro. E questo qui sono voci molto molto emozionanti. Io devo dire che le EVP sono il genere di manifestazioni che mi emozionano tantissimo, perché è come se la tua guida o quella persona che tu stai cercando rispondesse subito, è come avere qualcuno accanto, è una conversazione al bar. Quindi sono voci, sono rare, ma sono veramente belle da ricevere, da ascoltare. Ok? Allora, per quanto riguarda questo secondo video tutorial, direi di fare stop, di stoppare qua, anche perché non voglio annoiarvi. E io per i prossimi video avrei intenzione di parlare, di farvi video tutorial che riguardano appunto come montare proprio le basi su come montare un video una volta appunto che uno ha il file per fare un video e poi per poterlo caricare sui vari social. Ok, se siete d'accordo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un like se vi piace questo video e se avete domande fatemele pure, che io tenterò di rispondere in un prossimo video e poi ho intenzione di fare delle sessioni mirate che riguardano un po', interessano un po' tutti, non più cose strettamente personali. Quindi se vi interessa qualcosa, un argomento in particolare, generico intendo, potete scriverlo e io cercherò di fare delle sessioni in tal senso. Grazie a tutti per avermi visto.
visionato anche questa volta e ci vediamo al prossimo tutorial.